Riceveranno lo stipendio di settembre entro lunedì. Queste le rassicurazioni che il sindaco Giovanni Ruvolo e l'assessore alle politiche sociali Carlo Campione hanno dato alle 18 lavoratrici della cooperativa sociale Infomedia, impegnate con accreditamento PAC nell'assistenza domiciliare in stato di agitazione dallo scorso 23 febbraio per la mancata erogazione degli stipendi di settembre, ottobre, novembre, dicembre del 2016 e gennaio del 2017. Le lavoratrici, pronte ad organizzare un sit-in per il prossimo 7 marzo, sostenute dalla segretaria generale della UIL Temp, Giusy Strazzeri, sono state ricevute a Palazzo del Carmine per avere chiarimenti sulla loro situazione. Ci siamo presentate sperando che effettivamente ci fosse qualche notizia positiva. Non è stato purtroppo così, perché l'assessore Campione purtroppo, devo dire, l'ho visto anche molto in difficoltà, perché si rende conto di uno step burocratico che gli impedisce di fare determinati passaggi, perché la dichiarazione sua è stata quella di una macchina che deve ancora andare in rodaggio e quindi deve lubrificare, e quindi con questo accreditamento PAC dobbiamo cercare di capire come fare funzionare la macchina nel migliore dei modi. Non è una giustificazione per noi, perché le lavoratrici questa macchina l'hanno fatta funzionare sin dal primo momento che c'è stato questo progetto, che c'è stato questo servizio con accreditamento PAC. Si sono sempre comportati con la massima professionalità, andando tutti i giorni al lavoro, mettendoci anche di tasca. A questo punto dobbiamo dirlo, perché le lavoratrici in un anno e mezzo di lavoro che hanno fatto hanno percepito solo ed esclusivamente 5 stipendi. L'unica nota positiva di questo incontro di oggi, se così possiamo definirlo, è che c'era il sindaco, che insieme all'assessore hanno preso l'impegno di rincontrarci lunedì prossimo, quindi il giorno prima del sit-in, che noi non sospendiamo assolutamente, rimaniamo in stato di agitazione, e se non lunedì avremo delle notizie che rassicurano le lavoratrici in base all'impegno che ha preso il sindaco insieme all'assessore nel dare una certezza, ma economica questa volta, non più a parole, perché è dal mese di agosto che aspettiamo delle risposte certe, che non abbiamo mai avuto. Quindi, se il sindaco manterrà economicamente la promessa che ci ha fatto entro lunedì alle 13:30, noi sospenderemo il sit-in. Ritardi nelle retribuzioni che stanno provocando grande disagio alle lavoratrici che svolgono, nonostante tutto, il loro lavoro con puntualità e professionalità. A oggi sono state solo promesse, perché ci avevano addirittura detto che dovevamo avere i soldi entro venerdì, cosa che non è assolutamente avvenuta, per cui a noi non solo rimane l'amaro in bocca, ma anche le tasche vuote. Continuiamo ad andare avanti nella speranza che il Comune possa effettivamente capire i sacrifici e gli sforzi che stiamo continuando a fare, che continuiamo a lavorare ogni mattina incessantemente, nonostante siamo indietro di ben 6 mesi, e continuiamo, nonostante tutto, ad andare avanti per poter portare avanti il servizio.